grazie Marco. Sì, io ovviamente i miei uffici, i miei parlamentari, il MISE, li ho messi al lavoro, il Ministero del Turismo, attività produttive, tutti mi hanno preparato 118 pagine di dossier, però non voglio... Le diamo per lette, le diamo come... Quando fate le riunioni di vertice, diamo per approvata la relazione del presidente. Mentre parlavi mi sono preso 5-6 appunti di vita reale, perché è tutto giusto, e per carità ti aggiungo la riforma della giustizia civile e penale, perché ovviamente è un paese in cui i processi durano il triplo rispetto alla media tedesca, non è un paese particolarmente competitivo dal punto di vista delle risorse energetiche, l'utilizzo di tutte le risorse fossili, ma non solo, in prospettiva anche da qui ai prossimi 10 anni il nucleare. Però emergenza di oggi, io ti saccheggio i dati. Quando, tutto giusto, flat tax, revisione del reddito di cittadinanza, formazione professionale, autonomia differenziata delle regioni, rinnovo parco auto circolante, taxi, Bolkestein, tutto giusto. C'è una valanga di cui si sente il rumore, nel senso che ...62-63 di fatturato, mi fermo, perché vuoi mai che se arrivi a 68 ritorno negli scaglioni e quindi perdo tutta la fiscalità di vantaggio, quindi è un disincentivo al lavoro, come per il reddito. Quindi alzi il tetto, vuol dire che la gente lavora di più, chi può fattura di più e lo Stato incassa di più. Però questo, ripeto, se torniamo alla normalità per quanto riguarda il costo energia. Perché poi ovviamente c'è attività e attività, c'è artigiano e artigiano, c'è fabbrica e fabbrica, c'è negozio e negozio. Il panettiere o il pizzaiolo non possono farne a meno, il cartolaio o quello che vende calzature evidentemente può permettersi di avere un costo energia che impatta di meno sul suo fatturato. Però leggevo delle vostre richieste, ce lo diciamo in totale onestà, con meno di 30 miliardi a debito adesso tu l'emergenza non la argini. Questo è. E sono anche sottostimati, perché la LUIS di Roma dice 60 miliardi, Confindustria solo per il nord dice 41 miliardi, CGA di Mestre quantifica per le piccole e medie imprese il sistema industria italiano come maggiori oneri 2022 82 miliardi. Quindi c'è un ventaglio. Noi abbiamo detto che con 30 miliardi superi l'emergenza. Io vedo anche le vostre giuste rivendicazioni, però bisogna essere onesti. Il meglio sarebbe un tetto al prezzo dell'energia a livello europeo. Ci sarà? No. Ci troviamo fra 2 mesi, qua, a elezioni passate, a nuovo governo in carica, e mi gioco un caffè sul fatto che non per cattiva volontà, ma per interessi contrapposti. Ci sono alcuni paesi europei che non hanno convenienza. Perché qualcuno ci sta guadagnando, cioè la Norvegia sta decuplicando i suoi introiti pur essendo fuori dall'Unione, l'Olanda sta guadagnando nel cuore dell'Unione, i due paesi che ci stanno rimettendo di più sono Italia e Germania, la Francia al nucleare, la Germania ha riattivato il carbone e si è tenuto il nucleare, noi il nucleare non l'abbiamo per i referendum di passata memoria, secondo me da rivedere, da riaggiornare, da superare, però oggi 14 settembre possiamo contare su un tetto europeo al prezzo del gas? No. Se arriva, bene. Però io da segretario della Lega
o da imprenditore o al presidente di Confartigianato Generato non posso fare un mio bilancio politico o imprenditoriale sul se arriva. La domanda che io mi devo fare è: ma se non arriva, noi cosa facciamo? Io ho letto oggi Ursula von der Leyen è andata in aula e ci sono le raccomandazioni. Risparmio energetico, figurati, io non penso che voi in azienda scialacquiate, spalanchiate finestre, aria condizionata, palla, insegne. Puoi fare dei comportamenti virtuosi, sì, però il secondo paese manifatturiero d'Europa non può limitarsi a usare meno la lavatrice e la lavastoviglie o ad abbassare la temperatura a scuola, in ospedale o in casa di riposo. Che cosa si può fare? Un intervento a debito adesso. Saremmo gli unici a farlo? No. Il governo francese, lo sai meglio di me, dal 1 gennaio ha bloccato al 4% il tetto massimo di aumento e io quando giro per botteghe e imprese in Italia mi guardano con due occhi così e mi dicono ti firmo il 40, mettici uno zero dopo il 4. Cioè se noi avessimo le bollette, il costo energia che aumenta solo del 40% ti faccio la statua, perché le bollette adesso, non so voi, ma nella media aumentano del 300, non del 4. Del 300%. Cosa hanno fatto? I francesi ci hanno messo i soldi, non dandoli alle aziende per evitare gli aiuti di Stato, ma dandoli a chi fornisce e distribuisce energia per bloccare gli aumenti. La Germania ha fatto lo stesso, la Gran Bretagna settimana scorsa, nella settimana della, di partita della regina Elisabetta, ne ha messi 160 di miliardi bloccando per le imprese i costi energia per 6 mesi. Vuol dire che primo settembre ne riparliamo il primo marzo. Costo di energia adesso è quello dell'anno scorso e per le famiglie per 2 anni. Quindi sono soldi a debito? Sì. Ho letto un'intervista del professor Sapelli con cui diedi storia economica quando ero giovane all'università statale che ha detto c'è debito e debito. Se ti devi indebitare per fare la settimana bianca non sei particolarmente intelligente. Se ti devi indebitare per salvare la tua azienda, mantenere i posti di lavoro, è un debito intelligente. Perché io sono pieno delle mail di vostri colleghi che la bolletta di luglio sono riusciti a portarla a casa, la bolletta di agosto che sta arrivando la stanno discutendo in banca, la bolletta di settembre non la reggono. Quindi il governo attualmente in carica può intervenire? Sì, anche perché qualcuno dice ci penserà il nuovo governo. Occhio, perché si vota il 25 settembre, prima convocazione delle Camere 13 ottobre, nuovo governo in carica entro fine ottobre per portare in aula la manovra di bilancio entro i primi di novembre. La domanda che io vi faccio, e sono onesto perché a me potrebbe anche essere utile dire ci penso io, votate la Lega e il nuovo governo vi blocca le bollette. Per onestà intellettuale devo dire che se il nuovo governo entra in carica il 5 novembre e oggi è il 14 settembre, quanti artigiani hanno chiuso da qui al 5 novembre? Che grande soddisfazione è vincere le elezioni, andare a fare il presidente del consiglio, il ministro qui e là, con voi dite 3 milioni, la CISL dice 1 milione. Gli amici Coldiretti mi dicono 70.000 aziende agricole. 70.000 aziende agricole è tanta roba, perché poi i problemi ce li ha il supermercato, il negozio e al mercato scoperto a Roma. Quindi di tutti gli appunti giusti, sul super bonus abbiamo fatto una battaglia al di là del merito, di principio, perché una cosa che non può mancare allo Stato è la parola. Se tu il 1 gennaio ti prendi l'impegno con un cittadino, al 31 dicembre devi portare a casa quell'impegno. Poi internos, ce lo siamo detti, tornando indietro, era giusto 110? Poteva avere più senso 80? Che magari, soprattutto su alcuni interventi, avrebbe evitato di drogare, e non trovare, io ho amici che fanno, non trovi più ponteggi, cioè non trovi i ponteggi, cioè, c'è gente che non lavora perché non ha gli strumenti tecnici, però è vero, però se hai dato una parola, quella parola, e hai 47.000 aziende con un credito incagliato, lo devi disincagliare. Poi l'anno prossimo rivedi, abbassi il tetto, rivedi il bonus facciate, se dobbiamo dirla tutta, per riequilibrare il mercato. Però se hai dato una parola, la parola la devi mantenere. Cosa non siamo riusciti a disincagliare ieri?
la scadenza del 30 settembre per le unifamiliari, perché il MEF ci ha detto costa troppo, non c'è copertura. Io ho imparato che nella vita puoi prendere miliardi di voti, ma quando in ragioneria ti dicono non c'è copertura, e allora devi farti furbo. Qui sì che il nuovo, con questo governo la copertura non c'è, punto. E quindi lì sì che a ottobre puoi recuperare. Però intanto ovviamente devi intervenire sulle banche, perché se le banche sono quelle ad avere l'ultima parola, è chiaro che hai disincagliato a metà. Però ripeto, questo va bene. Sulla formazione professionale, fondamentale. Io ho visto che avete avuto ospiti giustamente di tutte le parti, perché dall'ascolto, dal confronto poi nasce una libera e opportuna scelta. C'è qualcuno che dice che il futuro del paese passa principalmente dai licei. Non faccio nomi e cognomi. Io ho fatto il classico. C'è qualcuno che sostiene che i ragazzi e le ragazze che fanno il liceo sono più avvantaggiati, chi fa gli istituti tecnici e professionali è più indietro, ha più problemi e ha più lacune. Io la penso all'esatto contrario, nel senso che basta guardare i numeri Italia-Germania, visto che il nostro competitor, a Dio piacendo, non è il Portogallo o la Bulgaria, dovrebbe essere la Germania. I numeri dei diplomati negli istituti tecnici sono di circa 70 volte superiori, e quindi evidentemente o sono fessi loro. Poi anche qua l'autonomia, io mi sono studiato i dati regione per regione, ci sono alcune regioni italiane, penso al Veneto, dove i ragazzi che scelgono il liceo sono meno del 50%, il 46%, la media nazionale è 57%, cioè il 57% dei ragazzi sceglie scientifico, classico, linguistico, poi il 30% i professionali, il 13% i tecnici. La regione Lazio ha un record europeo, non lo sapevo, il 70% delle ragazze e dei ragazzi va al liceo. Bisogna anche riorientare, anche come offerta familiare probabilmente, perché magari non è una scelta dei ragazzi, lo dico da genitore, magari è una scelta del genitore, perché se a Capalbio racconti che tuo figlio fa il liceo è un conto, se tuo figlio va all'ITIS, all'Ipsia, abbiamo fatto la riforma degli ITS, ho visto che l'avete notata, di cui vado orgoglioso, vanno fatti i decreti attuativi, perché il problema italiano è che a volte fai la riforma ma non la metti a terra con i decreti attuativi. È fondamentale incrementare la formazione professionale. Io vedo nella mia Lombardia, all'entrata sul Seveso c'è la scuola per formare artigiani del mobile, falegnami, e prima di cominciare la scuola sono già tutti assunti. Cioè sai che hai, se lo vuoi, se ti convince, il posto di lavoro. Quindi riorientare l'offerta formativa delle superiori, dalle facoltà umanistiche a quelle del fare, è anche una questione culturale. Infatti io ho proposto, siccome magari anche una questione semantica, non chiamiamolo istituto tecnico, chiamiamolo liceo tecnico, chiamiamolo accademia tecnica, infatti poi questa è l'hanno presa, che fa più chic, così almeno questo vale per l'università, questo vale per l'università, c'è il numero chiuso alle facoltà scientifiche. Io ho proposto, e qualche rettore mi ha anche dato ragione, l'esatto opposto, l'eventuale numero chiuso e la limitazione di accesso alle facoltà umanistiche e il libero accesso ad esempio al primo anno di medicina e di scienze infermieristiche, come in Francia, perché bisogna orientare la scuola al lavoro, non il lavoro alla scuola. E quindi ho visto che voi credete nell'alternanza scuola-lavoro, come credo anch'io sia fondamentale. Qualcuno per ideologia dice di no, perché la scuola è la scuola, e la fabbrica è la fabbrica, non siamo più nel Novecento. Se sei un ragazzo di 17 anni non cerca di capire qual è la sua vocazione, la scuola fine a se stessa serve a poco e niente, ma così come uno strumento che serviva a tanti ragazzi, penso al periodo dei saldi per le botteghe, per i negozi, il voucher. È meglio un lavoro a tempo, pagato, su cui paghi regolarmente i contributi in maniera trasparente, che un non lavoro. Quindi dobbiamo superare un po' di ideologia. Ho apprezzato l'accenno all'autonomia regionale differenziata, che è un concorso a migliorare, senza togliere niente a nessuno. Se puoi fare a Frosinone, a Treviso o a Bari, se puoi svolgere una competenza che oggi è dello Stato, spendendo di meno e offrendo un servizio migliore, hai meno burocrazia, e se risparmi un euro te lo tieni a Frosinone, a Treviso o a Bari. Penso che sia un ragionamento di buon vicinato. Sul rinnovo parco auto circolante, sì, ma senza intento punitivo.
cioè quando dal 1 ottobre, perché è green a Milano, non entri a lavorare, non se hai la 128 Fiat di mio nonno a benzina, se hai l'euro 4 o euro 5 diesel, e quindi l'euro 5 diesel stiamo parlando di mezzi di 5 anni fa, di 5-6 anni fa, ecco, pensare che in un momento di crisi economica, col costo energia, con l'inflazione, con la guerra, col Covid, dal 1 ottobre, in una delle città dove la gente viene alle 10 della mattina per lavorare, non per fare, per fare shopping o per far turismo, se hai l'euro 5 diesel non entri a lavorare, non so se, se ne eravate al corrente, non aiuta il green. Se uno non c'ha i 50.000 euro per cambiare il furgone o la macchina, non penso che lo faccia perché ci è affezionato. In un momento di crisi come questa, io penso che anche le politiche green debbano essere assolutamente accompagnate. Il ministero si chiama MITE, poi cambiano i nomi, anche sta roba qua che cambia il nome del ministero. Il Ministero dell'Ambiente è diventato MITE, Ministero della Transizione Ecologica. Non occorre aver fatto lettere moderne, la transizione ti accompagna, non è un cappio, entro il 2035 fuori legge le auto a combustione interna, quindi tutti con l'elettrico, beh, è follia, si va a licenziare a Torino e assumere a Pechino, molto banalmente, perché le batterie elettriche non le facciamo qua, ma le fanno altrove. Ripeto, quindi poi su alcuni temi magari siamo ancora un po' lontani e ci ragioneremo, non vengo a dire come si fa in campagna elettorale, guarda, mi dai il tuo dossier, te lo firmo a babbo morto e poi chi si è visto si è visto. No, c'è qualche passaggio su cui ragionare, aumentare il ragionamento, c'è il discorso del denaro contante, della moneta elettronica, su cui io vado sempre con estrema cautela, perché per carità abbattere l'evasione fiscale è una sacrosanta missione, però serve la fattura elettronica o la moneta elettronica obbligatoria per abbattere l'evasione fiscale o non sono sufficienti? Quindi sono ragionamenti che penso potremmo fare insieme. Sulla burocrazia noi abbiamo proposto come Lega nel programma il silenzio assenso, però al contrario, cioè l'onere della prova, come nel contenzioso fiscale, ad oggi l'onere della prova è in carico al cittadino. Cioè se mi arriva l'avviso bonario, poi mi prendono pure in giro col nome avviso bonario, che di bonario ha sostanzialmente poco e niente, devo essere io a trovare gli elementi per scaricarmi da eventuali colpe imputate. In un paese normale è lo Stato che si fa carico di dimostrare l'eventuale colpevolezza del Granelli, perché se il Granelli non ha conservato un documento del 2018, il commercialista, come è capitato a me, gli dice guarda Salvini hai ragione, se non vuoi problemi paga una parte della sanzione e tienti la tua ragione per la prossima volta. Ecco, diciamo che non è proprio di un sistema fiscale burocratico. Silenzio assenso vuol dire che ad esempio nel nome del Green, ho parlato col ministro Cingolani, ci sono migliaia di pannelli fotovoltaici bloccati perché manca il timbro della sovrintendenza. Sui tetti di scuole, di uffici pubblici, di fabbriche, di caserme, di comuni. A proposito di green, di indipendenza energetica, perché è chiaro che se io posassi la prima pietra oggi del nucleare, il primo megawatt ce l'ho fra 7 anni, quindi non risolvo il problema del 2022 adesso. Certo, se mai comincio, mai finisco. Se non poso la prima pietra del nuovo ponte di Genova, non ce l'ho. Se non comincio col ponte sullo stretto di Messina, non ce l'ho. Quindi secondo me è fondamentale correre la TAV, il ponte, la TAP, l'alta velocità e quant'altro. Torno da dove sono partito, tutto questo rimane un'Italia più smart, ripeto silenzio assenso, le sovrintendenze spesso e volentieri, lo dico, mi faccio qualche amico in più, però sono ufficio complicazioni, cose semplici, e quindi non è possibile che riescano a rallentare anche l'ovvio, il banale, lo scontato. Tutto quello di cui state e stiamo parlando, se saltano le 881.000 micro e piccole imprese, rimane accademia. Io non vorrei vincere le elezioni e tornare qua fra 3 mesi dicendo abbiamo un programma straordinario. Potremmo avere aiutato centinaia di migliaia di artigiani che nel frattempo hanno chiuso. Molto banalmente hanno chiuso. La mia riflessione su cui sto cercando di lavorare con tutti da destra a sinistra e col governo in carica è, mi dicono bisogna essere rigorosi col bilancio, abbiamo un grande debito, non ce lo possiamo permettere, bisogna essere attenti, bisogna tirare la cinghia. Le stesse cose che sentivo nel pre-Covid.
è giusto, in linea di principio è meglio non fare debito. Si vive meglio da non indebitati, ma se quel debito ti serve per andare avanti a lavorare, mantenere i clienti, pagare le fatture, incassare e continuare a lavorare, è sopravvivenza. Quindi, anche perché, ripeto, secondo alcune stime, se non metti 30 miliardi adesso, ne metti il triplo a gennaio per pagare disoccupati e cassi integrati. Quindi non è una scelta, è una necessità. Questo è come la vedo io. L'apprendistato, sì, assolutamente, tutta la vita con le detassazioni. Ultima roba, siccome l'ho seguita io da ministro, il decreto flussi. L'importante è che i numeri che un ministro, un presidente del consiglio mette sulla carta poi siano quelli veri. Quando ero al Viminale, decreto flussi, 35.000 lavoratori stranieri stagionali qualificati con nome e cognome che servivano al sistema paese, venivano autorizzati da me ed entravano. Successivamente si è detto: Salvini era brutto e cattivo, ne faceva entrare troppo pochi. Non facciamo 35.000, facciamo un decreto flussi da 70.000 scorso dicembre. Ad ora, domande processate, meno di 10.000. Il problema non è mettere dei numeri sulla carta. Il problema è che se metti 10, devi autorizzare 10. Se prometti 5, devi mantenere 5, altrimenti veniamo a dare i numeri all'otto. La flat tax, chiudo solo con questo numero, il forfettario al 15% che noi abbiamo incrementato, implementato, e se uno apre la prima partita IVA paga il 5% per 5 anni, ha permesso l'anno scorso, l'anno di Covid, grazie a questa tassa semplice piatta, hanno aperto, usando questo regime fiscale, 251.000 nuove partite IVA. Tanta roba 250.000 nell'anno del Covid, che molto probabilmente con la tassazione normale avrebbero fatto altro, avrebbero scelto altri modelli di sviluppo. Ecco, quindi mettere in fila queste centinaia di migliaia di donne e uomini che lavorano è l'Italia che mi piacerebbe accompagnare, quindi spero che, anzi sono sicuro, ogni tanto ci messaggiamo non solo sul Milan ma su vicende molto più concrete, fisso già da adesso, quando vorrete voi, senza le scaramanzie del caso, entro la fine dell'anno, quindi facciamo a novembre, ci rivediamo qua, se il buon Dio e gli italiani vorranno, in veste di governo, iniziamo a spuntare quello che nelle prime settimane di nuova attività saremo riusciti a fare, però non da soli. Ci sarà bisogno del vostro prezioso e costante contributo. Vi ringrazio e vi auguro buona fortuna. Se c'è qualche domanda, basta che non ci siano artigiani russi, sennò, perché poi i giornalisti esco dal mondo reale, dove abbiamo parlato di tasse, di bollette, e mi chiedono della Russia. Questo è, mai chiesto un euro, un rublo, un dinaro, un dollaro, un marco o un franco o un sesterzo. Grazie Matteo, approfitto anche per dirti che sono presenti in sala tutti i nostri dirigenti territoriali e sono circa 286 collegati in video, quindi per dire che siamo al completo dal Trentino fino alla Sicilia, quindi tutti i nostri dirigenti che stanno ascoltando. Vi saluto e li ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. Ahimè, visti i prossimi 50, lo devo fare con gli occhiali. Però. E siccome hai parlato di novembre, io approfitto anche per dirti che il 22 novembre faremo la nostra assemblea pubblica qua a Roma. Quindi anche lì lo diciamo in anticipo. Vabbè, così non prendi tempo. Mi prendo un'ora da Palazzo Chigi e vengo a trovarvi. Grazie. A questo punto Eugenio Massetti, che è vicepresidente vicario Presidente Lombardia, vuol fare una domanda. Prego Eugenio. Sì, ciao Matteo, non è acceso. Oppala. La regia qui, siamo artigiani che devono far funzionare tutto rapidamente. No, funzionava. Ciao Matteo, abbiamo avuto già modo di incontrarci su temi che riguardano la Lombardia soprattutto, che è la mia terra, è la terra che ormai da qualche anno cerchiamo di alleviare qualche problema che riguarda le imprese, a cominciare dalle infrastrutture
che sembra che la Lombardia sia, sia la regione migliore d'Italia in termini su tanti temi, ma non lo è, e soffriamo tanto. Però la domanda non è su questo. Siccome ti presenti con un'alleanza di centrodestra che si prevede forte, che vincerà le elezioni, che si prenderà probabilmente l'onere e l'onore di gestire il futuro di questa Italia per i prossimi anni. So che in un'alleanza bisogna sempre comunque rinunciare a qualcosa del proprio programma, del proprio credo, usiamo questo termine, che su cosa sei disposto a cedere, spero non sugli impegni che ti sei preso sulle imprese, rispetto alla mediazione che sicuramente dovrai fare, tutti i componenti di un'alleanza a un certo punto devono fare il passettino indietro per farne magari due avanti, rispetto all'alleanza con i 5 Stelle che ha prodotto quella bruttissima cosa che è il reddito di cittadinanza. Grazie. Ma noi lo sforzo di sintesi, allora siamo quattro soggetti diversi, con storie diverse, con culture di governo diverse, tu parli di Lombardia, la Lega ha 6 governatori in carica, mentre stiamo parlando questo pomeriggio, 800 sindaci, 5.000 amministratori locali, quindi abbiamo una tradizione di governo dei territori trentennale che altri non hanno, e quindi nel programma che abbiamo messo giù, te lo mando, lo puoi distribuire, non volevo fare promozione, però è una roba, un bel malloppo, diciamo che già lì alcune sintesi ovviamente le abbiamo dovuto fare, perché non c'è il programma della Lega esteso agli altri, per rispetto, per buona creanza e per educazione. Ad esempio, qualcuno è più sensibile al tema del presidenzialismo, mentre noi siamo più sensibili per storia e cultura, alle identità locali, quindi all'autogoverno dei territori, dei comuni, delle regioni, quindi si fa combaciare. Sulla riforma della giustizia c'è chi ha come priorità la separazione delle carriere, la responsabilità civile dei magistrati, il processo civile, il tribunale della famiglia, quindi abbiamo già fatto sui macro temi. Ovviamente se vinci le elezioni e fai il consiglio dei ministri il 5 novembre devi andare d'accordo, almeno sulla politica estera, quindi l'orientamento è comune, le alleanze, le collocazioni internazionali non si discutono. Sulle politiche fiscali il punto di caduta è quella di una detassazione, poi la Meloni, ne parlerà lei, dice che la flat tax la vorrebbe applicare solo ai redditi incrementali, quindi se guadagni di più. Io ho visto in pratica, è vero che l'esperienza con i 5 Stelle è stata molto complicata, però ad esempio la flat tax e quota 100 sono nati durante quell'esperienza, altrimenti non sarebbero nati, e mi dicevano però una tassa al 15% non serve, lo Stato incassa di meno e non la userà quasi nessuno. Oggi pomeriggio sono 1.900.000 i professionisti, gli artigiani, le partite IVA che stanno adottando il forfettario al 15%, quindi da nessuno a 2 milioni. Quello secondo me è un caposaldo, soprattutto per la semplificazione, al di là del 15%, poi Berlusconi dice il 23%, però il problema è che con le deduzioni e le detrazioni la stragrande maggioranza del reddito medio oggi già paga meno del 23%, quindi se tu metti un'aliquota al 23%, per assurdo, chi oggi fattura di meno va a pagare di più, e quindi non l'abbiamo studiata scegliendo il bussolotto. Su cosa rinunciare? Quello su cui non si può rinunciare è il diritto al lavoro. Diritto al lavoro. Il diritto al lavoro significa blocco del costo energia. L'abbiamo detto, la riunione della Commissione europea sul gas e i costi energia è al 30 settembre. Però nel dossier che la Commissione presenterà il 30 settembre non c'è il tetto. C'è il razionamento, c'è il risparmio energetico, c'è l'invito a... Però sostanzialmente la Commissione dirà ogni paese faccia come crede. Quindi siccome me lo diranno il 30 settembre e già lo so, io preferisco muovermi il 14 settembre per un intervento che è quello che stanno facendo tutti gli altri. Poi con Silvio, con Giorgia e con gli altri ci sentiamo un giorno sì e un giorno no, perché sono e siamo pienamente consapevoli che non sarà facile governare il paese che avrà tensioni sociali notevoli. A Dio piacendo che la guerra finisca, oggi ero a ricevere un'onorificenza dall'ambasciata armena,
che per me è stato motivo di orgoglio, però ci sono venti di guerra al confine anche fra Armenia e Azerbaigian. Uno dice roba lontana, ragazzi, il gas che ci sta arrivando passa dall'Azerbaigian. Quindi la guerra Russia-Ucraina, chiudo il Nord Stream, se adesso su iniziativa e su spinta turca avanza l'Azerbaigian nei confronti dell'Armenia e poi interviene l'Iran, ci facciamo il segno della croce, Marco, perché il gas dell'Azerbaigian è quello che ci arriva dalla TAP. Per diversificare quello che non ci arriva dalla Russia, siamo andati in Algeria, ma il gas all'Algeria la dà Gazprom, non lo dà qualcun altro. Quindi ragazzi, quando io cerco di usare le vie della diplomazia, non lo faccio per fare un favore a Tizio, a Caio, perché sono un agente segreto infiltrato, ma noi stiamo ragionando del tetto al prezzo del gas. Il problema è che tu il tetto lo metti se qualcuno il gas te lo manda, perché se qualcuno il gas non te lo manda, tu il tetto ce l'hai sulla testa qua in sede di Confartigianato. E quindi sono andato appunto in ambasciata armena per provare a, anche lì, perché se mi si apre l'altro fronte, il fronte del Nord Africa, visto che l'Europa è fuggita anche lì, la Libia è in mano a Turchia e Russia. L'Albania, che una volta parlava italiano con le televisioni in lingua italiana, adesso è turcofona. E quindi bisogna anche guardare al di là di Roma, di Milano, di Treviso o di Ascoli Piceno, dove vado adesso. Quindi io penso che però, pur nelle nostre differenze, l'omogeneità di un'alleanza che oggi pomeriggio governa 14 regioni su 20 è garanzia che quantomeno per 5 anni si naviga in un'unica direzione. Poi ripeto, se voi mi chiedete perché la Meloni oggi non dà l'ok al decreto energia, allo scostamento di bilancio per bloccare gli aumenti e mettere un tetto, non sono in grado di rispondere. Grazie Matteo, un'ultima domanda, perché so che hai urgenza di andare. Tiziana Chiorboni, presidente acconciatori. Prego. Ciao Matteo, la domanda che ti voglio fare è questa, perché mi preme sulla formazione. Nel nostro settore abbiamo problemi grandi sia di trovare personale, ma anche persone che formano quel personale, perché dentro quegli enti di formazione purtroppo insegnano persone che hanno chiuso attività e vanno ad insegnare lì. Di conseguenza il problema diventa grande. Io ho cercato di dirlo a tutte le salse, anche alla mia regione Veneto, con ovviamente l'assessore di riferimento, e mi risponde: non abbiamo soldi per formare. Per formare i formatori. Sì, allora io dico: in Italia ci sono delle accademie, una in particolare che non posso fare nome perché comunque andrei a fare una pubblicità, ma l'importante è al limite parlare in una seconda cosa. Queste sono accademie private, ovviamente di acconciatori. Finita la scuola vanno a spendere soldi lì, giustamente, per formarsi, perché lì abbiamo la vera formazione. Non possiamo trovare una strada per mettere insieme pubblico questa e privato realtà. Ma questo vale anche per i centri per l'impiego, basta guardare i dati di inserimento al lavoro dei centri per l'impiego pubblici e delle agenzie per il lavoro private. Quindi avere una sana e onesta correlazione, competizione sussidiaria fra pubblico e privato, per me anche a scuola, se non ci fossero le scuole paritarie, il sistema formativo in Italia salterebbe per aria. Questo problema non è un problema di poco. E in Veneto quindi non sono ancora riusciti ad affrontarlo. Possiamo sedere al tavolino e vediamo di se ovviamente sarai disponibile. Chi è la Donazan? Sì. Se tu sarai disponibile di parlare in una seconda realtà. L'altra cosa che mi preme di dirti è che ci hanno messo obbligatorio il POS. Io, per quanto riguarda la realtà, l'ho detto, il servizio va bene. Però non è possibile. Non puoi avere una commissione, certo, che guadagna. È ora di finirla. Le banche prendono già soldi da noi imprenditori. Di tutto. Noi abbiamo chiesto una soglia minima sotto la quale non avere commissione. No, non per te, una soglia minima per la banca sotto la quale non avere commissione. Perché se io vado a prendermi il caffè lo pago col banco, ma il barista mi fa il mazzo, okay, giustamente. Però ti dico un'altra cosa. Non se mi fa il caffè, probabile. C'ha la macchinetta rotta, c'ha 15 centesimi da pagare di là, e quindi non è. Ma la cosa principale è questa.
comunque i miei colleghi però in tutta la parte del mondo e ci sentiamo perché faccio parte anche di una questo va bene, posso dirti culturalmente una cosa, secondo me imporre un tetto di spesa all'utilizzo del denaro contante non è giusto, non è corretto. In Germania non c'è questo tetto, così come non è corretto chiederti, a me è capitato a me, quando vai in banca sul tuo conto corrente a prelevare dei tuoi soldi, se prelevi una certa cifra devi compilare un modulo per spiegargli come li usi, ma saranno affari miei, i miei soldi del mio conto corrente, prelevarli e usarmi come diamine voglio. Quindi, però questo, prima ripeto, prima vengono le bollette, poi tutte queste battaglie di culturali, prima ancora che economiche, sono da fare. C'era lui, vuoi sì. dargli al volo? Sì, Torino Miele, nostro presidente. Sto vedendo qui tutti i talk show, diciamo, dove si parla della campagna elettorale, la questione meridionale è completamente assente, non si sente da nessuna parte. È proprio messa in marcia, oppure c'è una volontà, diciamo, condividendo le cose che lei ha detto, siamo imprenditori, capiamo esattamente come stanno. Sto partendo per Pescara, Campobasso, Napoli e Nola nelle prossime ore. Quindi una cosa. No, ma al di là del ponte, le infrastrutture sono fondamentali, al di là del ponte che è un pezzo del puzzle, cioè il ponte a sé non basta, però collegare con l'alta velocità Palermo a Roma male non fa, ma questo vale per la statale 106, vale per la Sicilia con l'emergenza rifiuti, la Lombardia 13 termovalorizzatori che trasformano i rifiuti in ricchezza, la Sicilia zero, quindi occorrono infrastrutture. E sul reddito, io l'ho detto, lasciarlo a chi non può lavorare come strumento di assistenza, non di politiche attive del lavoro, è sacrosanto. Il problema è che ci sono 1.100.000 percettori di reddito abili al lavoro, alcuni dei quali da 3 anni percependo il reddito, se rifiuti una sola offerta di lavoro, per quello che mi riguarda, perdi qualsiasi privilegio. No, certo. Tu di dove sei? Potenza, vabbè, guarda, domani ti sfioro. Domani ti sfioro. Buon lavoro a tutti. Grazie. E buona fortuna a tutti. Ti guardi il Milan? Sì. Io no, ma c'è mio figlio con mia figlia che vanno allo stadio oggi. Speriamo grande gioia, dovremo farcela.